In questo video voglio parlarti dei quattro punti fondamentali su cui strutturo ogni mio allenamento per ottimizzare i risultati che voglio ottenere con la mia squadra. Dopo una lunga attesa, dopo un lungo periodo di fermo, finalmente siamo rientrati in palestra e finalmente abbiamo incominciato ad allenare. Dopo la fase di preparazione condotta individualmente da ogni atleta a casa, in questa primissima fase di preparazione ci focalizziamo su due punti. Il primo punto focale sarà l'incremento della forza massima. Il secondo punto focale sarà quello dell'incremento di una resistenza organica, quello che comunemente e volgarmente viene definito il fiato. Utilizzo quattro punti fondamentali su cui strutturare la mia strategia di lavoro. Il primo punto fondamentale è scegliere un metodo calzante a quelli che sono gli obiettivi che ti aspetti di conseguire. Nel mio caso ricerco sia l'incremento della forza, quindi avrò bisogno di alcuni stimoli meccanici, quindi dei pesi fondamentalmente, sia un riscontro di tipo organico. Dovrò far alzare i battiti cardiaci, avrò bisogno anche quindi di stimoli cardiovascolari. Per far collimare queste due mie esigenze, la mia scelta metodologica va verso il circuito. Strutturerò dei circuiti di lavoro composti da 3-4 stazioni muscolari alternato a un'attività cardiovascolare. Le stazioni muscolari saranno un'alternanza tra parte alta e parte bassa. Questo tipo di stimolo farà alzare la frequenza cardiaca. Sommata poi allo stimolo cardiovascolare, riuscirò a ottenere quello che è l'adattamento anche sotto il profilo della resistenza organica che sto cercando. Se ti interessa vedere che cosa ho fatto, vai a vedere sul mio sito e c'è la possibilità di scaricare una scheda di questa settimana. Secondo punto fondamentale, per ogni allenamento cerco un dettaglio che possa essermi utile in futuro per strutturare il lavoro al meglio. Nel mio caso, ad esempio, inserisco esercizi nuovi per andare a cercare di stimolare delle nuove abilità. Ovviamente saranno finalizzati a quello che è il miglioramento della prestazione. Terzo punto fondamentale, andare a ricercare dei piccoli miglioramenti che però riproposti nel tempo con costanza, precisione, perseveranza, mi permetterà di avere a fine percorso un grande miglioramento. Ogni esercizio, ogni mezzo, ogni metodo selezionato deve essere finalizzato a un incremento piccolo che mi permetta però di progredire con costanza nel tempo verso il grande obiettivo, verso la meta che è davanti a me, chiara e ben definita da dover conseguire. Il quarto punto legato ai due precedenti riguarda la pianificazione a lungo termine. Selezionare bene il tuo target e da lì andare a ritroso sulla scelta del singolo esercizio, della singola metodologia, diventerà fondamentale per poter ragionare su tempi più lunghi e piccoli miglioramenti, ma costanti. In molte circostanze, per fronteggiare problemi complessi, dobbiamo semplificare le soluzioni. Quattro punti schematici, semplici, se vogliamo banali, ma che se tu riesci a gestire in maniera solida e costante, ti permetteranno di velocizzare e ottimizzare quelli che sono gli stimoli e i risultati. Nel prossimo video ti parlerò di come gestisco il warm-up in funzione di quelle che sono le priorità che ho selezionato preventivamente all'inizio della stagione. Intanto ti ringrazio, ti saluto e ci vediamo alla prossima volta.